amici, benvenuti a una nuova puntata di Spazio Z. Come potete ben capire, oggi mi trovo in un campo da pallavolo. Siamo alla Montesi Volley e sono proprio nel campo dove i ragazzi si stanno allenando. Siete pronti a conoscere questi giovani atleti insieme a me? Allora andiamo! Siamo in compagnia di? Mattia Giraldi. Mattia, anche tu giochi a pallavolo da quanto tempo? Sono un nuovo arrivato, ho cominciato a settembre. Ah, settembre, come mai questa decisione così? Vengo da 13 anni di calcio e per infortuni vari ho deciso di cambiare, che non ce la facevo più, sono stati vari problemi e ho ritrovato un gruppo di amici anche al di fuori della pallavolo. Ho provato, ho sempre giocato in estate, pallavolo, beach, di qua, di là. E... Com'è stato questo cambio, se dovessi descriverlo in due parole? Ma difficile? Sicuramente no, nel lato della difficoltà no, perché comunque vengo da uno sport di squadra come la pallavolo. Racchiude lo stesso dei valori molto importanti, secondo me, che uniscono molti ragazzi. Secondo me è molto importante e mi sono trovato molto bene. Sei stato anche accolto bene? Quello sì, sicuramente, molto. E che altre passioni hai oltre alla pallavolo? Quali sono i tuoi hobby? Ma vado in palestra soprattutto, ma gioco un po' a tutto, beach tennis, pallavolo, beach volley, basket, quello che capita riesco diciamo a farlo. Diciamo gli sport ti piacciono tutti, sì. Tra qualche anno ti potremo vedere anche in un'altra squadra, in un'altra società. Tutto può essere. E invece fai un liceo, frequenti un liceo? Faccio ragioneria, sono al quinto anno e ho la maturità a giugno. Che emozioni provi? Hai ansia per questa maturità? Sinceramente ancora no, perché si sta studiando e tutto, te la fanno pesare un po' comunque, però adesso piano piano ci arriviamo e si fa anche questo. L'ansia magari arriverà più avanti, esatto. Dopo le vacanze di Pasqua forse. Sì. Forse sì, perché da lì si comincerà proprio a ricominciare a studiare tutto. Nella società del 2023 come ti trovi? Vedi che comunque le persone attorno a te, i tuoi amici, hanno dei valori? E secondo me ci sono molti valori buoni. In quanto, come ho detto anche all'inizio, siamo tutti ragazzi, cioè, abbiamo tutti le stesse passioni più o meno, sia all'interno dei campi da gioco, che può essere basket, pallavolo, qualsiasi sport, ma soprattutto anche all'esterno. Secondo me l'unione sia dentro che fuori dal campo è molto importante, nella società di oggi non è sempre presente. Però secondo me, soprattutto per quelli che fanno sport, si vede molto la differenza tra quelli che lo fanno e quelli che non lo fanno. Questo sì. È quello che mi diceva poco prima un tuo compagno, che anche lui vede molto appunto chi fa sport, no? Magari più determinato, più responsabile. Addirittura prima si diceva, se arrivi a scuola meno preparato degli altri, riesci comunque a dare il massimo e magari te la cavi pure meglio. Secondo te che rapporto c'è? Perché proprio accade questo? Ma secondo me... sicuramente uno sport di squadra e un'unione anche all'interno di un gruppo, di una compagnia con degli amici può portare anche a livello mentale più serenità, che ti porta poi anche a viverle meglio a livello scolastico. Certo. E obiettivi per il futuro, prospettive? Ma sicuramente adesso nella pallavolo ancora non lo so, arrivato quest'anno non lo so. Arrivato da poco, sì. Certo. E a livello di studi finirò la maturità e andrò diretto a lavorare, non farò un'università. Hai già in mente qualche lavoro che piacerebbe fare? Sì, andrò a lavorare come montatore per una società di cucina, la Lube. Come mai questo... Perché... Un po' magari la scuola che hai fatto, però anche... Sì, però soprattutto perché mio padre è dentro già al lavoro Lube come colui che vende. Lui le vende le cucine, io invece ha messo buona parola, così se ne è parlato e... Non sono uno che gli piace, avendo fatto la mia scuola ragioneria, indubbiamente dovrei fare più un ragioniere, comunque qualcosa più in uno studio, però conoscendo me stesso non riesco a star fermo a far niente, quindi devo fare sempre qualcosa che movimenta qualcosa, costruire, montare, smontare. Anche a casa ti ritrovi a fare lavoretti di questo tipo, questo con le bici magari? Bici, giardino, erba, alberi, tutto di più. Beh, allora un grande in bocca al lupo per il tuo Grazie futuro. Mille. Giulio, siamo in una palestra di pallavolo, da quanti anni è che pratichi questo sport? 5-6 con la Montesi.
se no 15 in generale. 5-6, hai cambiato varie società sportive? Quando ero più piccolo andavo alla Monte Granaro e poi dopo sono venuta alla Montese perché maschile c'era solo qua. E adesso in che campionato sei impegnato? Nella prima divisione, faccio prima divisione e solo questo, perché anche 19 sono già 20 anni, quindi sono troppo grande per farlo. Quindi diciamo hai passato anche il periodo del liceo, dove ti trovi adesso? Adesso faccio l'università, faccio il primo anno di biotecnologia a Fano. Ok. E per ora bene. Hai deciso di rimanere quindi anche vicino a casa? E sì, diciamo che in realtà era la mia prima scelta all'inizio, e però sì, alla fine sì, quindi rimango qua. Però. Almeno riesci a coniugare anche sì. Bene sport e sì, scuola. Sì, sì. E invece con i tuoi compagni di squadra come ti trovi? Qual è il rapporto che si è creato con loro? No, bene, in realtà molto bene e mi trovo molto bene con loro, diciamo che all'inizio ero un po', cioè io di persona una persona un po' introversa, quindi all'inizio mi trovo molto bene, però molto bene, mi trovo molto bene con i compagni di squadra. Noi solitamente, come sanno anche i nostri telespettatori, facciamo una domanda in questo programma. Se dovessi descrivere che cos'è lo sport in tre parole per te, che cosa mi diresti? Sicuramente impegno, sicuramente divertimento e anche potrei dire competizione. Impegno, divertimento e competizione. In futuro che cosa, come ti vedi? In futuro mi piacerebbe continuare a giocare a pallavolo finché posso, ovviamente, finché c'è la possibilità. E certo. Poi l'università mi piacerebbe fare medicina, ma in realtà. Beh, allora un grande in bocca al lupo. Grazie mille. Andrea, ti vedo altissimo, giochi a pallavolo da quanto tempo? 9 anni ormai sono giocato a pallavolo. Sì. Come è nata questa passione? È una passione nata in famiglia, perché diciamo che mia zia giocava a pallavolo, l'ha fatto a livelli professionistici appunto, e anche i miei fratelli, entrambi, cioè sia mia sorella che il fratello sono pallavolisti, quindi diciamo è una passione nata in famiglia. Quindi... E poi quindi tu hai iniziato e dopo cosa ti ha spinto a continuare? La passione per lo sport, che comunque è uno sport che a me piace tanto e quindi cioè, è uno sport che mi ha convinto e quindi questo. Che cosa hai in più rispetto agli altri sport, secondo te? Sicuramente è uno sport di squadra, ma è uno sport dove la testa, diciamo l'intelligenza, conta più che in altri sport, perché puoi essere forte fisicamente, ma devi essere molto forte mentalmente per essere un buon pallavolista, quindi è uno sport dove conta, diciamo, l'intelligenza anche più che in altri sport. Questo. Se dovessi descriverlo in tre parole, che cosa mi diresti? Divertente, creativo e educativo. Educativo. Ascolta, che ruolo hai all'interno della squadra? Io sono un palleggiatore, e, diciamo che colui che alza, diciamo, fa il secondo tocco. Sono un musicista, sono il sassofono, infatti studio anche in conservatorio. Esatto, e studio anche ingegneria elettronica. Quindi queste due passioni, diciamo, in cui. Che anno sei? Primo anno di ingegneria elettronica. E siete un po' una specie di maestri per gli under. Sì, a volte capita di, diciamo, allenarci con loro, oppure che loro si allenano con noi. E per loro è solo, diciamo, una sorta di insegnamento in più, perché vedono dei ragazzi più grandi che, diciamo, hanno caratteristiche diverse, ma che da cui possono solo imparare. Certo. Quindi siamo anche dei maestri. Quindi educativo, come dicevi, esatto. Prima, no? Beh, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Siamo in compagnia di? Francesco Ciabotti. Francesco, ti ho visto prima allenare anche un po' in campo, è un duplice ruolo. Sì, sì. Ho cominciato da circa 6 mesi a fare l'allenatore con i ragazzi più piccoli, sia dell'under 15, che è quello che sta giocando in questo momento, sia di un altro under 15, che però è più piccolo, e anche con i ragazzini dell'under 13. E che cosa ti ha spinto a iniziare a fare anche l'allenatore? Ma in realtà io ho sempre visto i miei allenatori che erano sempre più giovani. Io avevo l'allenatore Massimo Antonini, mi ha chiesto puoi venire a dare una mano con i ragazzi. Sì, sì. Anche perché mi piace stare con i giovani. Certo, e comunque, come ha detto prima un tuo compagno, è uno sport anche molto educativo questo. Sì, no? Sì, esattamente. Soprattutto se prendi ragazzi, quelli più piccoli, che magari ancora sono un po' alle prime armi con la pallavolo, anche con proprio uno sport di squadra, riesci a indirizzarli bene. Se dovessi descrivere lo sport per te in tre parole, cosa mi diresti? Passione, tecnica e anche un po' di autocontrollo.
Anche autocontrollo, sì. Questo non era mai venuta fuori come parola. Sì, io la uso spesso per descrivere me perché da piccolo ero un pochino più, diciamo, esagerato nelle reazioni. Però adesso anche con il tempo, ormai sono una decina di anni che gioco a pallavolo, quindi certo, magari con l'esperienza anche. Quando anche no, un arbitro fischia qualcosa, esatto, una partita che non deve fischiare, sì. Non si reagisce subito, no, si pensa esatto, prima. Esatto, perché poi dopo ricorrere in delle sanzioni che possono essere un cartellino, un semplice cartellino giallo, ma anche poi puoi arrivare a delle squalifiche se magari esageri troppo, ecco. E invece cosa fai? Studi al liceo, università? Io al momento non studio, ma conto di andare a studiare l'anno prossimo. Infatti questo sarà il mio ultimo anno qua alla Montesi e andrò a studiare a Bologna, quindi probabilmente o troverò una squadra là oppure semplicemente al momento smetterò la pallavolo, ma... Per comunque cercare di trovare un equilibrio esatto, tra... Esatto, sì. Che cosa andrai a studiare? Design del prodotto industriale. È una università che dà molto sfogo anche alla creatività e quindi mi piace come indirizzo e ho deciso di frequentare quello. E questo cambio di città ti fa paura lasciare la tua famiglia, i tuoi amici? Allora, io l'ho vissuto anche con mio fratello perché è più grande e lui studia già a Bologna e quindi anche questa lontananza dai miei non la sento molto, cioè ovvio è sempre bello avere i parenti vicino, però comunque è anche bello fare nuove esperienze, altre città, magari nuove conoscenze. Certo, assolutamente. Dai, allora un grande in bocca al lupo. Grazie. Siamo giunti al termine di questa bellissima puntata. Abbiamo conosciuto insieme i ragazzi della Montesi Volley. Abbiamo scoperto le loro aspirazioni future. Adesso siamo qui insieme a un ragazzo che ha appena finito le interviste e farà allenamento in vista poi della partita di sabato, giusto? Sabato, esatto, sì. Speriamo che ci sia un po' di pubblico a vederci, dai. Magari anche con un po' di foga ci serve per queste ultime fasi del campionato. Assolutamente, vi supportiamo sempre. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.